questo lavoro ho cominciato a farlo del 45 per accompagnare mio marito che da anni lavorava già. Fatica per il fatto che non aveva la licenza da donna. E allora sua mamma, una donna energica, madre dei 10 figli, è andata in regione per chiedere la licenza e ce l'ha avuta. E allora ha subito lavorato. Noi avevamo un salone molto piccolo, in quei tempi era in uso doppio, diciamo, per uomo e per donna, perché mio marito era parrucchiere da uomo naturalmente, però poi si è diretto sul lavoro per signora. Mettersi in proprio è stata una cosa un po' di sacrificio in quegli anni lì, perché il salone non era adatto per fare. Ma a quel tempo le clienti erano tutte felici, contenti di andare dal Serafino nello stesso tempo. Lì eravamo messi un po' male perché avevamo l'acqua da prendere con il secchio e poi portare la lavatura che avevamo fatto sulla strada nel tombino. E questo ci dava un po' di lavoro e non era tanto pratico, no? Tant'è vero che dopo si aveva bisogno di caschi, di macchine in più, e allora il negozio era piccolo, ci siamo trasferiti al Palazzo Pani. Lì abbiamo avuto un'altra disposizione del lavoro, però si aveva sempre il lavoro fatto con le gabine e le tende per non essere viste le clienti che facevano il suo lavoro, che facevano la tinta o la permanente. Avevano piacere di essere nascoste, ecco, perché era doveroso di non far capire se la cliente fa la tinta, se fa la permanente. Poi col tempo c'è stata un'evoluzione che abbiamo levato tutte le gabine, tende, ma le clienti si sono trovate subito bene, perché almeno si vedono, si fanno una parola, un discorso e solo. Poi quando c'era mio marito era sempre con il discorso pronto, sempre allegro. Poi avevamo qui delle ragazze allegre anche che le teneva proprio l'ambiente allegro, sì. Era tutta un'altra cosa, insomma, si discuteva delle novità, di tutto quello che succede. Abbiamo trovato questo negozio dove siamo tuttora, l'abbiamo trovato in condizioni non tanto buone perché era un portico adatto alla legna, a tutti i disbrighi, insomma. Con un po' di buona volontà ci siamo messi a fare quello che abbiamo fatto, che ora si vede. Un giorno è passato il dottor Colini e mentre si lavorava è venuto dentro nel negozio per osservare, perché gli piaceva osservare. E fa: "Ma mi dispiace, sapete, ma qui è troppo umido questo negozio, ma neanche 10 anni non resistette." E invece dopo
si è restaurato bene, non è per umido per niente. Il nostro lavoro è cambiato moltissimo per la questione anche della preparazione per le permanenti, per le tinte. Le permanenti poi ne abbiamo fatto di tutte le qualità perché era proprio il periodo della permanente. Quando venivano avevano la voglia di tagliare le trecce, insomma. Purtroppo me l'ha tagliata anche a me. Mio marito mi ha tagliato le trecce una settimana prima di sposarmi per il fatto che mia mamma non voleva che tagliassi le trecce. E quando sono arrivata mi ha detto: ma non c'era altro da fare? E poi quando mi sono sposata è dovuto venire a pettinarmi. E lì si è ancora un po' più arrabbiata perché perdere il tempo per pettinarsi, che devi andare in chiesa. Ma lui voleva pettinarmi come voleva lui. E insomma, avevamo sacchi quasi ogni 15 giorni, sacchi di trecce. E allora venivano a prenderli i capelli, li usavano per fare delle stoffe, di fare perucche anche sì, perché c'erano delle belle trecce. All'inizio le permanenti duravano un anno, 13 mesi, magari, dicevano, ma Serafino, la mia permanente mi ha durato così tanto, vede? Ne faccio un'altra così. Ma lui aveva trovato un prodotto molto ottimo, diciamo, che restava. Stavano i capelli naturali, morbidi e ricci. Era un prodotto favoloso. Se si allungavano i capelli, allora non facevano come adesso, tagliano sempre ogni volta per avere sempre la pettinatura in regola. Le mettevano due fianchini per tenere su, per avere sempre il suo segno di permanente. Mio marito ha cominciato con la permanente elettrica con i fili, poi a vapore però all'acqua che entrava l'acqua e usciva dai biodini della permanente. Poi c'era la permanente senza fili, elettrica, la permanente senza fili. Quella era anche abbastanza. E poi c'era una permanente chimica. Questa si applicavano delle stagnole sui diodini che poi col calore del ferro caldo che si applicava diventava cenere. È un disastro. Poi c'è stata finalmente la permanente a freddo, che lei è un capolavoro perché è molto pratica, non stanca le clienti, è molto, lavoro molto buono. Dal 1945 avevamo le meglio signore di Arco che avevano anche la possibilità di spendere. E quelle sono state un forte aiuto per il Serafino perché le hanno dato nome, sì, anche. Ecco, e poi si lavorava anche la domenica per il fatto che le clienti avevano bisogno di un'ondulazione a ferro, che quella era molto bravo di farla. E faceva molto l'ondulazione acqua anche. E quella era mi piaceva, sì, mi faceva la messa in piega tutta riccio i piatti, poi si pettinava e ne
faceva tutte le onde e rimanevano molto belle. Quali sono le caratteristiche necessarie per fare questo lavoro? Un po' di intelligenza, pazienza, creatività e non contare neanche le ore di lavoro, andare avanti. Mio marito ha avuto tanta soddisfazione, ha lavorato tanto, però ha avuto grande soddisfazione. Se che fuschi mio marito sarebbe una fontana, che bravo che sarebbe. Perché lui l'ha sempre ripetuto tanto, il suo lavoro, il suo essere. Questo era tanto per lei, ecco.